Vibo Valencia, sesta prova del campionato, atto finale, eccola, 4 maggio. Adesso vi racconteremo che cosa è successo nell'altra semifinale, non in quella quarta Lopez che vi abbiamo mostrato qualche secondo fa, ma siamo arrivati davvero al momento di chiudere il discorso con ci sono grossi cambiamenti in classifica. Andiamola a vedere allora la classifica aggiornata, perché avevamo detto che c'erano 2 grandi giocatori in difficoltà e si stanno riprendendo bene. Uno, Andrea Quarta, è già rientrato tra i primi 8 e quindi si proietta verso San Vensani in buona posizione. 206 punti, gliene abbiamo attribuiti 80, vedete l'asterisco sta a indicare che sono in ballo ancora i 20 punti che andranno, cioè i 100 complessivi per il finalista. Maggio partiva da molto più lontano, 41esimo in classifica, 57 punti, dovrebbe vincere. Due prove, le ultime 2 prove di campionato, ma sappiamo che il giocatore è in grado di farlo, ce l'ha mostrato 3 anni fa, tornando dalla lunga squalifica dopo il Mondiale di Siviglia, tornò dopo 8 mesi e vinse 2 prove consecutive. Quindi, insomma, ampie chance per maggio, molto più concrete quelle di Quarta, di essere presenti qui a San Vincent. Bene, possiamo dare inizio allora alla grande sfida tra questi due giocatori. E intanto le immagini scorrono su Vibo Valencia, questa bellissima provincia che ci ospita. Vediamo qui le immagini di Tropea, Capo Vaticano, questo è il castello normanno, insomma stiamo parlando di del porto turistico e commerciale. Questo era quello di Pizzo, questa dovrebbe essere Pizzo, una provincia molto bella, più di quello che le cronache nazionali forse potrebbero farci intuire. Allora, siamo al tiro d'apertura di questa finale tra 2 grandi giocatori. Insieme hanno anche condiviso, hanno anche vinto insieme un campionato italiano. Era il 2006, vinse Colibrì, squadra milanese con capitano Caria. Quella squadra c'era Mannone e c'erano sia Quarta che Maggio. L'unico titolo che hanno condiviso, ma dicevo, il loro palmarès è ricchissimo. 2 grandissimi giocatori con delle esecuzioni fantastiche e Maggio parte con una biglia favolosa. Con accosto finale, oltre 13 punti. Tra biglia battente ed avversaria. Dicevo che avremmo raccontato qualche cosa, perché la semifinale tra Maggio e Triunfo è finita 3-1 per Maggio, ma in realtà è una finale che non si è conclusa, perché sul 2-1 per Maggio Crocifisso, che aveva perso il primo set e poi si era aggiudicato il secondo e il terzo, sul 45-35 per Maggio, al quarto set, tira Triunfo. L'arbitro ravvisa che Triunfo ha toccato, nell'atto di impostarsi, nel brandeggiare, ha toccato con la punta della stecca la biglia e quindi poi ha tirato, quindi doppio tocco. Fa 6 punti e abbatte il rosso e il bianco. L'arbitro assegna gli 8 punti a, cioè i 6 del castello ovviamente, e i 2 punti di penalità a Maggio. E qui scoppia la bagarre perché Triunfo, il campione italiano in carica, non accetta il verdetto in realtà insindacabile dell'arbitro, non c'è prova televisiva che serve, che tenga, non ci sono testimoni oculari o meno che possono in qualche modo fare da riferimento, perché solo l'arbitro, il cui giudizio, ripeto, è insindacabile, può valutare o meno se c'è stato fallo. Triunfo non accetta e vengono assegnati gli 8 punti a Maggio, che sul 53-35 si ritrova biglia in mano, potrebbe chiudere, ma da signore, da sportivo soprattutto, tocca sponda senza toccare biglia avversaria, quindi restituisce fallo 2 punti e biglia libera a Triunfo, che però a quel punto ha deciso di abbandonare l'incontro e qui finisce il racconto di questa semifinale. Sì. Ovviamente Maggio non poteva fare niente, anche perché abbiamo visto che era dalla parte opposta e poi il giudizio è insindacabile dall'arbitro. Hai fatto bene a sottolineare che Maggio si è comportato nel migliore dei modi, perché addirittura non ha giocato la copertura, la messa. Che molti giocatori mi hanno detto che avrebbero tirato la messa. La messa, sì, giocando il pelo di palla, scappare, lasciavano la messa, invece lui addirittura ha tirato a non prendere biglia volutamente per dare biglia libera
all'avversario che poteva con quel tiro poi riportarsi proprio lo stesso punteggio e fare anche copertura. Quindi niente da dire. Triunfo, non ha accettato il verdetto, ma si sa, in tutti gli sport ci sono gli arbitri possono sbagliare, è umano anche sbagliare, uno deve accettare il verdetto dell'arbitro, oltretutto è stato chiamato anche il direttore di gara. Io l'unica che cosa che posso dire, da testimone oculare, cui il giudizio, ripeto, non conta assolutamente nulla, che l'arbitro era in buona posizione per vedere come stava tirando Giovanni Triunfo, quindi se ritiene che il giocatore brindisino abbia, Poggiano, scusate, di Ortanova, abbia toccato due volte la biglia, così è. Oltretutto un arbitro che non ha nessun interesse a prendere una decisione a favore di uno o dell'altro giocatore, un arbitro completamente neutrale di Reggio Calabria, se non sbaglio. Quindi... E così è andata, insomma, il primo derby pugliese si è chiuso in questo modo stigmatizzabile, onestamente, per il comportamento di Triunfo, rocambolesco. Secondo e ultimo derby pugliese, invece, tra due giocatori, uno il brindisino, Maggio Crocefisso, 48 anni, vive a Torchierolo, in provincia di Brindisi, sempre, e Andrea Quarta, nato nell'Eccese, invece, due scuole pugliesi a confronto, Nardò 27 anni fa, ma vive ormai da diversi anni in Piemonte, prima a Bardonecchia e poi negli ultimi tre anni a Moncalieri. Brutto errore qui di Crocefisso Maggio che rimpalla e va a marcare 8 punti con questo rimpallo, pallino e 4 di Castello, ma adesso Andrea Quarta la possibilità di prendersi questi 10 punti. La esegue molto bene sul 40 per Quarta a 25, più diciamo 15. Comunque che è il momento anche di tirare un po' le somme di questa prova. È una prova che è stata organizzata molto bene, ottimi la preparazione dei tavoli da parte della Sud Biliardi, che hanno messo nella possibilità ai giocatori di esprimere il loro gioco al massimo livello. Ottimi gli spazi nella cura dell'allestimento, curato da Nestor Gomez. Quindi diciamo che tutto dal punto di vista tecnico è andato bene. E... lo dimostra il fatto che gli organizzatori hanno chiesto alla New Project e alla federazione di organizzare la tappa conclusiva, la settima della stagione 2010-2011. Sì, il centro sportivo, il Dia Chiesto Menta, non significa che gli sarà concesso, si intende però. Ma quando io penso che non ci saranno problemi a ripetere qua la tappa, anche a fronte di questa prima loro esperienza, sarà senz'altro una tappa che andrà in crescendo. Il presidente del team del CSB Diamante, Domenico Lo Bianco, insieme a Nestor Gomez, che è un po' il loro giocatore di punta, hanno curato nei massimi dettagli l'allestimento di questa prova e sono soddisfatti loro, come ovviamente come organizzatori, e altrettanto soddisfatti siamo noi come federazione. Scusa, questo sponde palla è leggermente stretto, però bello, due punti. Insomma, dopo quell'errore comunque si mantiene in scia questo primo set, anche se il vantaggio di Quarta più che discreto, una bricolla, effetto buono, la gioca sul largo. Non ci sono punti, forse è eccessivamente larga perché non trova copertura. Attacca la biglia avversaria Maggio a sponda lunga, difatti si imposta però un giro. Stecca piatta. No, gioca un traversino. Cosa parecchio con la sua, ha preso una porzione scarsa per indirizzare la biglia avversaria sul castello. Sbaglia l'occasione di avvicinare l'avversario, lascia biglia a vista. Si sta controllando Andrea la posizione di quel pallino.
per decidere poi come tirare colpo sotto, ci va di più passate sul traversino a girare con la sua, realizza 4 punti di castello e vediamo se c'è la forza necessaria a trovare la copertura. Birillo no, esterno mi sa che... Sì, è vero, giudicare dalla inquadratura dell'alto sembra al limite il birillo superiore sulla linea di tiro. Carica di effetto sul lato destro. Per giocare questo... lo sfaccio. No, ha giocato la stretta. Ah, la stretta, certo. Ha giocato praticamente con effetto a tenere per farla ritornare sul castello forzando il tiro perché la diagonale era piuttosto aperta per marcare i punti e quindi doveva farla rientrare. 10 punti, ma potrebbe comunque non essere sufficiente perché si avvicina a quarta, ma lasciandogli la possibilità di un tiro diretto per un giro. 4 punti ci sono, lo gioca di salire, ingaduffare. Portarla sua sotto castello. Con 52 si porta ormai a un tiro alla chiusura del primo set. Ha portato molto bene la sua sponda corta. Va di effetto contro, Maggio a cercare di dividere se c'è la forza giusta per trovare quantomeno una copertura. Un po' lunga. E va lunga. D'altronde era una biglia difficile da giocare questa. Attaccata sponda. Può con questo giro chiudere qui la pratica del primo set, il tre volte campione europeo. Sfiora il rosso, vediamo poi se con il garuffamento, passa largo se trova copertura, comunque 56, è ormai molto prossimo. In realtà pare leggermente lungo. No, è buona la forza, lo costringe ad andare alla bricolla a Maggio. Due sponde di tutto effetto, sta leggermente sul largo e non corre poi in copertura. Set ball, questo abbastanza limpido per Andrea Quarta, il quale lo gioca morbido, pallino da 4, perfetto, lo prende, più altri 8 punti, 12 complessivi, un 68 a 40 che... non ammette assolutamente repliche. Ha giocato benissimo questo primo set, il tre volte campione europeo. Ricordiamo che è arrivato al terzo titolo consecutivo pochi mesi fa, a marzo, a Brandeburgo. Si era già aggiudicato un'edizione tedesca nel 2005, suo primo europeo, e poi in finale contro David Martinelli. Ha vinto il terzo titolo dopo aver fatto il bis nel 2007 a Mirabelle Clano. Maggio è il momento del riscatto. Di partenza di Crocifisso Maggio è un 6 sponde, non corre a sufficienza la sua per andare sul pallino e quindi non evita il rimpallo. Finisce molto male questa apertura di Maggio che non stiamo a sottolineare come. Non sia spesso proficua. Un tiro che nasconde un paio di insidie, quello di apertura. Quando riesce è splendido perché se sponde, passi sul castello, sposti con la tua il pallino, fai il pallino da 4. No, forse non quando sei in svantaggio. Un piccolo errore ti comporta poi di subire il tiro successivo. Sotto di un set, sceso molto con la propria quarta, quindi vede la biglia dell'avversario Maggio. Me l'ha forzato questo giro, quindi ne risulterà stretto. Importante è trovare almeno la copertura, ma non penso. Sì, forse... Guarda, dovrà parabolare leggermente. Il birillo esterno, quello superiore nell'inquadratura, è sulla linea di tiro. Lo gioca di calcio di effetto, prende palla, scappa con la sua, mette in copertura. Ha giocato bene quarto. Sì. Rimane leggermente staccato dalla sponda lunga e consente quindi a Maggio di andare alla bricolla.
corta, lunga, a tutto effetto, entrare, entra al massimo. Ma entra poco. Il massimo è poco per indirizzare la biglia sui birilli, oltretutto rimane anche scoperto, adesso un tiro diretto, Andrea Quarta vede palla avversaria. Può giocare un giro adesso. O un angolo, cioè uno striscio. Più probabile un giro. Gioca molto morbida questa steccata e indirizza sul solo birillo rosso. 8 punti per Andrea Quarta che ci porta sul parziale di 12-0. E con poi arrivo, lo vedete, al termine, con inquadratura camera alta, in copertura, una steola. Non stretta, ma si è chinato Maggio. La porzione per giocare un gancio. Tutto effetto sulla buono, sulla sinistra della biglia battente. La giocata allungare a portare la biglia avversaria a sponda. La giocata molto bene. Ottiene la copertura. Posizione molto difficile quella dalla quale partiva il brindisino. Garuffa, tutto effetto. Effetto contro, a sinistra della battente. La giocata molto morbida, cercando anche di concentrarsi sulla forza, Andrea Quarta. È sull'interno. Però sull'interno forse... Quindi al limite, forse alla porzione del giro. Lo gioca veloce, stretto. Vediamo se... andrà lunga. Va oltre il pallino e quindi si lascia sotto un raddrizzo. Essendo risultato stretto, si lascia sotto un tiro diretto. Possibilità adesso per Quarta di allungare ancora. Gioca in pancia senza effetto. Questo raddrizzo esplode, 10 punti, questo castello sotto il colpo di Quarta. 13 punti. 25-0, parziale micidiale in questo secondo set per Quarta che sta macinando punti su punti. Maggio deve reagire anche velocemente perché ormai i margini si fanno stretti. Alza la stecca, ci va di gancio buono, effetto buono. 3 punti, devia verso la parte superiore. Ma non a sufficienza per trovare una difesa. C'è l'incastro, va a controllare infatti in base alla diagonale dal punto di provenienza della biglia battente Andrea Quarta se ci stanno le due sponde di calcio e accolla con la biglia battente, gioca a stecca piatta e se non ci staranno le due sponde giocherà invece uno spondabiglia. Giocare di colpo in testa stecca piatta perché è molto vicino a sponda. Ha deciso penso per le due sponde di effetto buono. Non fa punti ma è riuscito ad entrare. E i suoi dubbi era proprio quello perfetto. Di riuscire a entrare poco per non ha fatto punti ma ha trovato un'ottima difesa, ha lasciato molto bene la propria. C'è l'entrata del gancio, lo fa stretto però entra poco, crocifisso Maggio e quindi non ottiene copertura, forse però gli è al limite. No, credo che tu abbia ragione, non credo che abbia ottenuto copertura. E anche vederla dall'alto non chiarisce totalmente. Va morbido l'angolo di prima, 8 punti. Detto. Non gioca perfetto, effetto sulla sinistra della biglia battente, marca 8, 33-3. Deve andare a prendere la prolunga perché la biglia battente è al di là della mezzeria del biliardo e quindi in posizione scomoda. Maggio. La giocata di seconda, giustamente perché di prima c'era l'arrivo sul pallino.
Era giocata bene. Di tre passate e mezzo a portarla sotto i birilli all'interno del castello. Dieci perfetta punti. Esecuzione. Biglia battente, attaccata a sponda. Bella di Maggio a questo, a questa prima parte di sette. Ora o mai più. Con la quarta sta giocando molto bene. Con un vantaggio di 30 punti. Occorreva assolutamente una reazione. Palla a costo. E soprattutto occorre chiudere il gioco ad Andrea Quarta, che si sta dimostrando perfettamente a suo agio nel gioco a vista. Lascia le biglie bene, molto vicine. Penso che la giocherà di sponda. Ma così vicine. Invece di scappare con la propria decide di indirizzare. No. Ha giocato la costa quasi. Non ha voluto azzardare il tiro. In realtà staccano di 7 centimetri o 2 biglie. Comunque è sempre una biglia da lavorare vicino a sponda. E vediamo se decide di scappare con la propria o di andare su sponda corta. Un occhio alla tabella punti per decidere del tiro, poi anche Andrea Quarta, secondo me, vede che l'entrata è minima, quindi non c'è la possibilità di fare un gran gancio. Sta controllando anche la posizione del pallino, alza la stecca e va a colpire. Angolo, penso, e effetto sulla sinistra, mantiene la sua. Le mette tutte e due agli angoli estremi del biliardo, ha giocato solo la difesa. Giro rovescio. È una bellissima scelta, sì, eh? Perché comunque lascia la propria lì nell'angolo. Stecca alta, colpo sotto, parabolare. Parabola benissimo, crocifisso mai. Entra praticamente al massimo, che gli consentiva la posizione di tiro. Tiri estremamente delicati. È bello, sono... guardate la rimanenza, attacca la propria sponda corta, Maggio crocifisso. Tiri di sensibilità, bisogna dosare la forza, la difficoltà e dare la forza giusta e parabolare quanto occorre. Andrea va di uno al volo, di effetto buono, non evita il rimpallo in questo caso. La propria, quella di Quarta, stacca di un centimetro dalla sponda. Gioca questo filotto, 8 punti. E oltretutto puoi lasciare due figlie nell'angolo opposto lungo la diagonale. Giocata molto bene. Sì. Secondo tiro splendido del Brindisino, che macina punti. Da un meno 30 si porta a meno 12. Andrea Quarta alza la stecca per parabolare, per andare a prendere il punto in sponda corta per giocare questa bricolla. Allunga verso il pallino. Per... Non ci arriva il pallino perché no, passa stretto. L'importante è però che non corre ancora. No, si è difeso bene il campione. Garuffa, allora. In questa posizione si gioca con massimo effetto. Effetto contro. La giocata benissimo, due punti e copertura. E rosicchia ancora qualche cosa. 10 punti adesso di distacco. È rientrato in partita. Tutto dipende adesso dalla garuffa. Sì, con un analogo tiro, però con una diagonale diversa. È un po' lungo. Sì, ne ha preso una porzione scarsa, per cui scappa con la biglia battente e si lascia sotto questo raddrizzo di traversina. Effetto sul lato destro della biglia battente. Due punti in prima passata, vediamo se si apre. No. Non l'ha sfruttata. Non l'ha sfruttata per niente, si è lasciata molto male perché è corta la propria. Una incandalata sul birillo interno del castello. Era l'occasione per pareggiare. Sì. E adesso e qui può riallungare con questo Andrea giro. Andrà il giro a scendere con la sua, lo fa largo. Però. Momento d'appannamento del campione del mondo del 2007.
No, scusate, me l'ho accorciato di un anno, era il 2008 quando trionfò a Sarpiano contro Daniel Lopez. Un mondiale anche per Maggio, ricordiamo, ha vinto nel 2003 a Legnano. Traversino scende con la sua da parte di Maggio, leggermente largo, e si lascia a sua volta sotto a un tiro diretto perché andrà a quarta a Vedebiglia. È vicino alla sponda, gioca a stecca piatta. Penso non ha modo di lavorare la battente. Ma... sì, però può giocare questo traversino. Il traversino di prima, ad allargare, lo gioca molto bene, sono 6 punti. Ha usato effetto contro a mantenere la corsa della sua e fa anche copertura ottima. Sì. Rimette luce e rimette in sicurezza questo set di cui si stava sbriciolando il grosso vantaggio accumulato all'inizio. Vede una porzione bile avversaria, prova, ha un gancio, blocca bene la propria, va al gancio, bella. In questa posizione sa di, entrando bene, di innanzitutto scambiare, l'ha giocata molto la bene sua, e portare l'altra in centro a centro in copertura, lascia una biglia impegnativa, sì, perché è vicina anche a sponda, va di effetto buono entrare al massimo, Andrea quarta. Beh, e bravo, 4 punti, anche se non si copre perché è scesa con la propria. Qui deve aprire in questo filotto, ma col pallino che, devo dire, costituisce uno sgradito ospite. Deve passare stretto, caricare d'effetto e poi allargare. Ma guarda la tabella punti, funambolismo prima di decidere il tiro, secondo me lo gioca e vincerà. Non passa stretto, prende il pallino, 3 punti, biglie e carche, che con carambola, paga, e con questo rimpallo paga il traversino, andrà a quarta, può andare tranquillamente a realizzare parecchi punti e allungare. Va di prima, ne fa solo 4, però 47. Va dal controllo a portare la sua nell'angolo dove ci sta anche un pallino che può dar fastidio. Sì, infatti interferisce sulla linea di tiro, si riporta più 19. Quel pallino, oltretutto, ancora ospite scomodo per la bricolla. Quindi gioca direttamente sulla biglia avversaria. Ha giocato un passaggio, un tiro in chiave difensiva, però è leggermente corto, sì. Non di poco. Si avvicina all'epilogo anche questo secondo set. O sfaccio di traversino, o giro, ma comunque per la quarta. Ma un sfaccio in questa posizione, evita l'impallo. Marca 6 punti di prima, corre parecchio la sua. Per fortuna non correva troppo velocemente, se no sarebbe stata forse deviata sul castello. Ma comunque si porta un tiro dalla 2-0 Andrea Quarta. Non è solo la necessità di trovare punti, ma quella di difendersi in modo netto per Maggio adesso. La gioca di una passata, portare la sua in fondo, la sponda corta, preciso nel tiro, 8 punti. C'era il pallino, ma non è riuscito a salire abbastanza con la propria, quindi non si è coperto. Più che lui ha cercato di portarla vicino a sponda corta, più che altro, per evitare... Quella di quarta? Sì. No, scusa, la sua. Sì, appunto, è rimasta corta, intendo proprio la biglia battente. Per impedire... Molto bassa. Controlla Andrea Quarta il punteggio ancora una volta prima di decidere il tiro da eseguire. Vale 2 sponde. Giocato volutamente in questo sul modo largo, per evitare perché il pallino. È il pallino. Era inutile cercare di indirizzare l'avversaria sul castello.
andato leggermente lunga e quindi Maggio vede la biglia, ma fa anche ancora un tiro di difesa. Anche lui lo gioca sul largo per evitare di prendere il pallino con la biglia di Andrea Quarta e l'ho lasciare quindi le biglie in copertura. Ancora pallino. Il gancio qui è più largo come battuta e lo fa stretto. Prende il pallino da 4, però ovviamente rimarrà sotto perché c'è stato poi l'impallo. E con il vantaggio accumulato dalle cese comunque. Si porta intanto a un pallino dalla chiusura del set. 57-36. Questo tiro di più troppo passate, ma evita il filotto, poi tocca la pallina, quindi sono soltanto 5 punti, per Maggio aveva 41. È rientrata troppo subito e quindi ha colpito il pallino, l'ha deviata e adesso Andrea Quarta... lascia un tiro semplice adesso per chiudere sul 2-0. Sì. La fa rientrare, perfetta. Chiude con una 10, che 67. Distaccata. È la situazione decisamente difficile. Da 68 a 40, questo 67 a 41, sempre 25, 26, 27 punti di differenza, anche in questo secondo set, la supremazia del tre volte campione europeo è netta. Con un Quarta così in forma, assolutamente a crocifisso Maggio deve chiudergli il gioco, non può rischiare tiri, deve badare molto alle coperture. Entra bene con questo gancio, parte subito con 4 punti. Trema il rosso, non cade, 4 punti. L'unico difetto è che si scende. Sposta leggermente con la sua, non ha fatto lo scambio nel modo perfetto. E... il pallino però è ancora lì. Quindi sul raddrizzo lo prende subito di prima, 3 punti. Ma si lascia sotto. Appunto. È quello proprio che stavo sottolineando, con un Quarta così in forma, crocifisso Maggio deve chiudere, come dicevi tu, gioco, deve sì. Difendersi. Non deve solo attaccare, non curarsi. C'è un colpitore eccezionale di fronte a Maggio. Anche lui lo è, ma... se non chiude il gioco al filotto di seconda 10. Ma c'è anche uno sbirillamento, c'è un 13 e siamo già sul 17-3. Piglie estremamente vicine, 10 centimetri l'una dall'altra. Posta per un colpo sotto alla battente, così rialza, cambia decisamente. Effetto sulla destra, dalla propria biglia. Traversino a contenere la corsa della sua, 6 punti ci sono, però scende un po' troppo. Sono tiri inutili in questo momento contro Quarta. Paghi. È in genere un conto salatissimo. Va al giro. Sì, l'ha giocato molto morbido da aprire e da questo giro l'ha aperto. Non fa 8 bene, veramente fa per punti, quasi però... nulla, ma 21. È ben giocata. Gancio per crocifisso Maggio, effetto sul lato sinistro della biglia battente, deve entrare bene. Beh, male non è entrato, si difende. Si difende molto bene, lascia la sua vicino all'angolo. Forse c'ha la battuta dello spondebiglia, Andrea Quarta. Sì. Gioca che uno risposta, guardate, 8 punti! Niente da fare. Oggi contro Andrea Quarta. È dura. Anche quando lo mette in difficoltà ne esce alla grande, quindi
gancio, un schiaffo, giocato bene, scende anche con la sua verso il pallino. Sta bene così per trovare difesa, un giro in più serviva. Bricolla. Sì, ha tutto effetto sul largo del castello. Effetto buono, corta, lunga. Presa piena. E dà la possibilità di replicare. Se avesse preso sull'esterno avrebbe fatto punti di castello, copertura e anche il pallino da 4. Nulla di tutto questo, è rimasto soltanto nelle intenzioni di quarta. Quella però, già 20 punti di vantaggio anche nel terzo set sul 2-0. Qui il pallino lo diamo per scontato per questo 5 sponde. Un girone però poco fruttuoso, molto poco, perché si lascia sotto un traversino. E ancora un pallino per quarta. Gioca di seconda questo traversino. Non prende il pallino. Ci sono due passi che si possa fare solo lungo. Solo lungo, no, si ferma perfettamente prima del birill. Sembrava avesse la velocità per superare l'asse longitudinale. Ma anche se lo avesse battuto... Era comunque coperto sì, perché c'è il birillo esterno che del castello. Era giusta forza su quella diagonale che, del traversino che aveva in partenza per ottenere la copertura. Non sbaglia quasi nulla, quarta, e Maggio avrebbe dovuto adattare il suo gioco, sempre così attaccante. Qualcosa di più difensivistico, avrebbe dovuto cercare di mettere maggiormente in difficoltà l'avversario. Oltretutto c'è il pallino sulla battuta del 3 sponde, di effetto buono, quindi andrà un 4 sponde di calcio di tutto effetto, a battere circa 2 punti oltre il primo diamante di sponda corta. Passa larga. E ha battuto... Quarta, 2 libera. Un po' largo. Ha caricato al massimo di effetto la biglia. Quasi al limite della steccata. 2 punti a quarta che va a 39, biglia libera. Ci abbiamo ormai verso l'epilogo. E va a marcarsi subito i punti. Sono 10, 49 a 13. Davvero impietoso per un Maggio che oggi era in grande spolvero, ma c'è chi è imbattibile in questo momento. Un angolo. A scendere con la sua, rischia qualcosina, ma niente da fare. No. Non che sia cedevole Maggio, perché è uno che attacca sino alla fine, ma ormai non c'è più nulla da fare quando ci sono 36 punti di differenza. Sfaccio. Filotto, uno sfaccio di più passate, batte gli esterni, questo proprio se va male, fa 4 punti oggi quarti. 3 passate e mezzo a risalire sotto castello. Di nuovo obbligato ad andare di più sponde per prendere quella biglia, gioca la traiettoria del 5 sponde sullo stretto, entra perfetto. Bella giocata, tardiva, ma essendo la quarta ha concesso molto poco, 2 set a Mannone, 1 set a Lopez, ma se no qui sbaglia la porzione dell'angolo, quindi scende anche con la sua. Ormai è un tiro dalla conquista della sesta prova. All'ottava posizione di classifica, ottava, se vincesse la prova andrà a quarta altri 20 punti, diventerebbe sesto. Angolo di seconda in gaduffarsi. Se c'è la forza la porta di qua dal castello e il tiro è perfetto, bravissimo.
10 punti. Bella esecuzione, guarda. E la va a costare all'ultimo birillo su Pesti, che è rimasto in piedi, appena al di là della linea di mezzeria. In perfetta copertura. Vedete, proprio a colla la biglia di quarta. Ci dovrà arrivare le 5 sponde. Ma c'è il pallino perché è sul il 5 è sullo stretto con la biglia. Io penso che andrà di 2. Prende biglia. Comunque si salva. E accosta poi la propria sponda lunga. Giro, largo. E siamo alla palla del match. 53. Gliene servono 7. Può decidere di giocare un raddrizzo. Di seconda. 8 punti. Chiude qua. 3-0, davvero oggi un quarta in forma eccellente, ha concesso pochissimo agli avversari. Come detto, 2 soli set a Salvatore Mannone, che abbiamo visto battere poi un buon Paolo Marcolin. Un set contro il vice campione del mondo Daniel Lopez e ancora un 3-0. Oggi si avvicina alla postazione con classifica da aggiornare, vediamo intanto di aggiungere in grafica e poi ve la mostreremo ancora i 20 punti ad Andrea Quarta. Oggi un vero cannibale, non si accontentava di essere arrivato in zona San Vincent, ha chiuso la prova, come detto 3 soli 7 concessi agli avversari. Ma io sono più che altro felicissimo di aver rigiocato di nuovo bene, perché ho fatto una stagione non tanto bella. Europeo a parte, si intende? Sì, no, parliamo di BTP. E sono felice, spero che mi sono sbloccato. Vediamo più avanti cosa succede. Ah, certo che se uno si sblocca così, cannibalizzando gli avversari. Ma io purtroppo non lo sono scontento, no. A dire la verità. No, decisamente no, hai annichilito Maggio, che abbiamo visto giocare molto bene. Ho giocato bene all'inizio, lui non ha avuto una grossa difesa, forse causa anche della partita che ha avuto con Giovanni. Purtroppo sono tanti particolari che possono dar fastidio, ecco. Sì, diciamo che lui non ha saputo adattarsi, oggi avrebbe dovuto metterti in difficoltà e non l'ha mai fatto. Sì, ma non l'ha potuto fare anche perché può essere anche un momento di nervosismo, che mentre lui tirava il biliardo, purtroppo sbagliando un po', cioè l'errore è grosso. E giustamente ha sottolineato il fatto anche di quella semifinale, che anche perché ha giocato bene tutta la gara, quindi esatto. Cioè adesso non si è difeso, ecco, conoscendolo io non posso giocare. Eccolo qui intanto la quarta, sì. La classifica aggiornata ti mette, diciamo, abbastanza in sicurezza per il San Vincent, al quale non poteva mancare il campione del mondo e 3 volte campione europeo Andrea Quarta. Puoi giocare con una certa tranquillità la prova di Torre Annunziata. Ma io non gioco mai tranquillo. Perfetto. Io gioco sempre ad andare sopra, anche perché poi si rischia a giocare tranquilli, no? No, non è da me. Chance ovviamente annullate per Maggio, che avrebbe dovuto aggiudicarsele tutte e due per poter accedere alla prova di San Vincent. E a questo punto le considerazioni che tu facevi di una stagione comunque alla quale porti a casa un europeo e gli obiettivi minimi sono quelli... No, io parlavo più che altro di BTP perché... Cos'è che è stato? Le biglie di maggiore dimensione quest'anno? Quest'anno me la sono cercata io, anche perché la prima prova... Sono tornato dal mare senza giocare, mio padre diceva non ti preoccupare, tanto invece il biliardo se non ti alleni ti castiga e mi ha castigato per tante prove, perché adesso allenato, però la biglia rotonda andava per castigarmi per me, invece adesso spero che è cambiata in Calabria, vicino alla mia terra. Bene, grazie, complimenti. Niente. Andrea Quarta. Al quale appunto a questo punto rinnoviamo l'appuntamento per San Vincent, giunti alla fine. È stato anche molto onesto Andrea Quarta,
ha voluto sottolineare un aspetto, oltretutto, che, a cui ho pensato durante questa partita, questa finale. Io lo conosco molto bene Maggio, e anche Andrea Quarta conosce molto bene Maggio. Non avrebbe mai voluto vincere la semifinale nel modo in cui l'ha vinta, e ho paura che si sia anche scaricato leggermente nell'attesa poi di questa finale, e non sia arrivato con grinta e con soprattutto con la cattiveria di vincerla. Sì, non credo che abbia influito in realtà la semifinale con Trionfo, quel, come è finito? Quel fattaccio, conoscendo Maggio, non avrebbe mai voluto vincere. No, lui si è comportato benissimo. Come sì, lui si è comportato bene, non però sai, la reazione dell'avversario non è stata delle più felici, l'ha messo anche, secondo me, in una condizione psicologica di dover accettare una partita vinta non nel modo in cui voleva arrivare alla finale. Andrea Quarta lo conosce anche lui molto bene, ha sottolineato questo aspetto e giustamente, come abbiamo più volte ripetuto, non coprendosi sui tiri ha lasciato via libera all'avversario. Andrea oggi era in ottima forma, ottima colpitura, bravo, complimenti. E... ecco qui Trionfo che ci auguriamo abbia metabolizzato quello che è successo, anche se ovviamente non ha una faccia serena, ma certo. Quello che è successo è spiacevole, ma ha bisogno comunque un giocatore serio, un professionista, anche di saper accettare i giudizi dell'arbitro. Ripeto ancora una volta, assolutamente insindacabili. Bene, l'appuntamento lo diamo ai telespettatori per la settima prova del campionato italiano a squadre. Sarà Forte dei Marmi con Andrea Quarta, che si rende conto che in effetti c'è una telecamera. E Forte dei Marmi, il campionato di BTP, torna per la settima e ultima prova, sarà il 19 e il 20 di giugno. Grazie a voi di essere stati con noi, a tutta la squadra che ha collaborato alle riprese, con la regia di Salvatore Gullotti, e come sempre, di consueto, un grazie particolare va a Claudio Bono per il racconto e il commento tecnico. Grazie alla Calabria, a Vivo Valencia, ma grazie a questi grandi giocatori che ci hanno offerto un bellissimo spettacolo in questi giorni. E con Pietro Pastorelli, il direttore di gara, che decide sulle telecamere, non se lo ricordano. Salutiamo e ringraziamo i telespettatori. A tutti voi, a presto, a Forte dei Marmi.